Bella a tutti i Bombers, siamo tornati più carichi che mai. Non penso, mi sa che oggi non sei molto carico. Noi siamo i due Bomber Freestyle, io sono Zapigno. E io sono Digigno, ragazzi, e ritorniamo con le challenge qua sul campo dei due Bomber. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere subito la challenge di oggi cosa comprenderà. Vai, allora, Zapigno, spiega un attimo. Quest'oggi dico che ci troviamo con una penalty challenge. Benissimo. Quindi è una sorpresa. Una sorpresa. Allora, sì, dovremmo battere un calcio di rigore a testa, però ovviamente chi batterà il calcio di rigore dovrà dire la direzione esatta di dove si andrà a battere appunto il calcio di rigore. Quindi, ipotesi, in alto a destra, noi diremo in alto a destra. Andremo a battere il calcio di rigore e il portiere non si dovrà muovere finché noi non toccheremo il pallone. Ok? Un calcio di rigore normale. Un calcio di rigore normale, però sai dove tiro. Sì. E questo è il bello della challenge, che ti bucano da ogni parte. Perché già detto, perché saprai dove tiro, quindi vuol dire che vuole iniziare lui, a prescindere da tutto, già inizia a rubare. Comunque. Vabbè, comunque vince chi totalizza 3 rigori consecutivi. Ovviamente se si sbaglia si cambia il tiratore. Perfetto. Penso che sono stato lineare, lucido. Perché c'hai i guanti da Babbo Natale? Perché fa freddo, dico. Ah, ho capito. Allora diamo il via alla challenge e che vinca il migliore. Ragazzi, proprio in questo momento, spaccate il like. Spacchiamo il like. Spacchiamo, proprio. Spacchiamo. Perfetto, ragazzi, partiamo con la challenge. Zapigno in porta. Non so se lo vedete, magari mi sono davanti. E se lo hai rubato, parto io. Quello mi serve. A prescindere. Iniziamo con questa challenge. Io adesso tirerò in alto a destra. Andiamo a vedere un po' se Zapigno la prenderà. Zapigno, capito? Ok, Zapigno già inizia a essere Gigi Buffon. Ok, ragazzi, è il turno di Zap in alto a sinistra. Perfetto. Zapigno, comeback in porta. In porta. Ragazzi, tirerò in basso a destra, alla mia destra. Quindi là, ok? Vai. Yeah. Secondo punto, la tenteremo in alto alla mia sinistra. Di là. Ok? Vai, Buffon. È toppato proprio. Ragazzi, la piazzerò in alto a destra. Punto in alto centrale. Era un po' basso al centrale. Perfetto, ragazzi, dopo la mia parata lo vediamo bene. In alto a destra. Adesso la punteremo in basso a destra. Vai! Sempre via, eh! Ehi! Sei! Sei troppo puro! Secondo me. Ok,
il momento di zap. In alto a sinistra. Vai. Adesso in basso a destra. Ah! Il piedone! Non perdono! Ragazzi, torniamo in basso a sinistra. Vai! Dai! Ok, secondo, in alto a destra, vai. In alto centrale. Ok, ripartiamo. In alto a destra. Ok raga, suoli. Basso a destra. Ok ragazzi, in basso a sinistra. Ok ragazzi, ultimo tiro in alto a destra. Ok ragazzi, anche quest'oggi siamo giunti alla fine di questa sfida, di questa challenge. Leg, mi dispiace ma devi accettare la cosa. No, perché ultimamente Zapinio sceglie le challenge che sono appositamente per lui. Perché lo sai che io nei calci di rigore non sono il massimo. La prossima è lui. Vabbè. Anzi, la scegliete voi ragazzi, quindi sotto con i commenti, dai. E dai, e anche con i like. Ovviamente. Quanti? Per questa challenge sparate un numero. Direi un 800, li raggiungiamo, bomber, voi che dite? No ragazzi, 775, 7 è il numero esatto, 775, quindi ragazzi, voleva iniziarsi già a portare avanti con una traversa ma non ce l'ha fatta. Perché? Non volevo fare la challenge, che ne sai? Quindi ragazzi, siamo qua, siamo giunti alla fine di questo video, era un saluto da Zapinio. Di Gigno, i due bomber del freestyle. Mi raccomando ragazzi, se vuoi essere un bomber, devi iscriverti sul canale Due Bomber. Bravo Dig, mi dispiace ma Buffon e Materazzi hanno vinto il mondiale 2006, quindi hai visto Materazzi l'ultimo rigore? Alla Materazzi! Ciao, voglio!